Come sempre, però insomma questo Rimini quest'anno insomma, fa fatica a darci qualche soddisfazione. Allora, silenzio. Buonasera a tutti, sono qui esclusivamente, non avrei neanche voluto venire, lo dico prima, perché sto vivendo male, molto male questo periodo, questo anno addirittura, perché sembra che il nostro calvario non debba finire mai. Veniamo già da un anno sfortunato, difficile, e abbiamo ricominciato quasi peggio dell'anno prima, nonostante avessimo sognato, sperato di fare meglio, però sono venuto e sarò abbastanza breve. Poi non so neanche quanto durerà veramente la mia storia come presidente del Rimini, perché ci si saranno le condizioni, non è detto che passerò la mano, quindi potrebbe essere anche l'ultimo intervento che faccio alla vostra festa. Quello che voglio dire è quanto mi dispiace, quanto sono rammaricato per tutti voi, per me naturalmente, perché sono quello che alla fine soffro più di tutti, anche da un punto di vista economico, credo, no? Perché un abbonamento, insomma, quello che metto io è abbastanza di più. Dicevo però, il dispiacere supera qualunque altra valutazione, il dispiacere mio, avervi dato così poche soddisfazioni, averci dato così poche soddisfazioni in questi 14-15 mesi, da quando abbiamo cominciato l'anno scorso, tutte le traversie che voi come super tifosi conoscete molto bene, e io penso che voi non meritavate quello che è successo, non me lo meritavate perché fate dei sacrifici anche per seguire la squadra spesso, pagate un abbonamento e cercate anche di stimolare nel popolo riminese, che è così poco calciofilo, un po' di voglia di frequentare Romeo Neri. Il dispiacere è anche per lo staff, no? Per chi lavora dalla mattina alla sera per provare a estrarre, a spremere da questo gruppo che anche quest'anno abbiamo messo insieme e ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora. Crediamo ancora che questi ragazzi riescono a tirarsi fuori e a tirarci fuori, perché poi nel naufragio ci saremo tutti e ci sarebbero anche loro. Io non vedo cattiva volontà, a parte un paio di partite che sono andate male, vedo che l'impegno ce lo mettono, ce lo stiamo mettendo, i risultati, le circostanze, come si dice in questi casi, gli episodi ci stanno dando torto. Per quello che mi riguardo, per quello che mi riguarda, non mi fermo, non mi trattengo, perché il lunedì io faccio una terapia del digiuno, per quello se non mangio, vedere già i piatti che mi stavano arrivando, mi sono girate le scatole, allora ho detto, cazzo, che meglio che vado via, almeno non soffro, no? Perché, anzi, ho detto alla carne, vada retro Satana, perché la tentazione, i profumi, insomma, che salgono dal piatto sono invitanti, insomma. Niente, che cosa dire, non ho neanche voglia di lasciare interviste a televisioni, non ho proprio voglia di niente, ho voglia soltanto di tornare a casa, di smaltire quella che è delusione, rabbia, e spero che finalmente sabato ci sia quella reazione, ci sia quello spirito, ci sia quella voglia di riscatto che è di tutti, non è soltanto della società, dei tifosi, ma il riscatto di chi soprattutto va in campo e che secondo me alla fine ha le responsabilità massime, perché non manca nulla a Rimini, siamo forse l'unica società che ha già pagato anche il mese di settembre, non mancano fisioterapisti, non mancano strutture, c'è tutto per fare bene. Adesso mi viene in mente, poi veramente chiudo perché poi vi annoio. Sapete cosa ha fatto il Rieti nelle ultime tre partite? Vi viene in mente qualcuno? Cosa ha fatto il Rieti nelle ultime tre partite, che era l'ultima in classifica? Allora vi racconto il particolare. Io ho saputo in diretta che il Rieti stava andando a giocare a Lentini in Sicilia. Lentini è un pezzo in giù, no? Rieti è un pezzo in su. E a un certo punto hanno telefonato all'albergo, che poi l'albergo è Torre del Grifo, che è una struttura del Catania, quindi a pochi chilometri da Lentini. E la struttura ha detto: o venite con i soldi in bocca oppure non dormite stasera, venite con i soldi, perché diciamo i Rieti erano in condizioni tali che nessuno avrebbe fatto credito. Bene, hanno confabulato, hanno discusso, diciamo così, hanno parlato sul pullman se tornare indietro o andare a Lentini con tutti i rischi del caso. Hanno deciso di mettere le mani nelle tasche, sono andati a Lentini. Cosa ha fatto i Rieti? Ha vinto 2-0.
e non aveva mai vinto, aveva 3 punti. Tra l'altro nel Rieti gioca Ghebrev, il nostro Abdul, no? Bene, sono tornati in casa, hanno giocato contro una squadra, adesso mi ricordo, molto importante, hanno vinto e ieri hanno vinto di nuovo, hanno fatto 9 punti. È possibile che se non funziona noi adotteremo la stessa tecnica in futuro. E cazzo, se funziona perché no? Io penso che alla fine sarebbero contenti anche i giocatori, vero Manuel? L'entusiasmo. Tanto sono solo pagati il pullman, li hanno pagato da mangiare e poi sono andati in campo, non è che una volta tanto per 3 vittorie si può che fare. Si può fare, gli alziamo noi la cena. Allora, scusate, l'ho fatta lunga, però insomma, ho detto cose di istinto come faccio io. Me ne vado triste come prima, un po' più felice perché ho visto le vostre facce che sono più positive della mia. Ok, buona serata a tutti e domenica, sabato tutti allo stadio. Grazie. Grazie Giorgio, facciamo sentire che insomma ci crediamo anche noi. Forza, Rivi! Ottimo, Demo, direi che insomma, sei lo specchio del tifoso